So che ci sono molti video online sulle invenzioni giapponesi, ma questo non vuol dire che ci siano solo quelle cose da mostrare al mondo. In Giappone tutte le mattine un cittadino si sveglia e deposita il brevetto per un'altra folle invenzione, che in Occidente prenderanno in giro ma vorranno anche a costo della morte. Ciao a tutti dal vostro top tenner di quartiere in questa nuova classifica dove vedremo appunto cose fuori dal comune. Vaso della rabbia. Ok, immaginate di essere in una partita e state perdendo soltanto perché uno dei vostri tasti del controller ha deciso di farsi una vacanza alle Hawaii. Sì, a me è capitato. Mentre giocavo il maledettissimo R2 si è inceppato e mi sono arrabbiato moltissimo. Chi mi segue in live su Twitch lo sa benissimo. In Asia in generale succede spesso che i giocatori si arrabbino, perché sono davvero molto, anzi troppo competitivi. E quindi qualcuno ha avuto la grande idea di inventare un vaso antistress, dove contenere le urla. All'Ellen Show è stato mostrato in tutta la sua bellezza. Le funzionalità sono davvero assurde, eh? Mettete la bocca dentro e urlate, fine. Ok, non è niente di che. Ma in questo modo anche urlando a squarciagola come quando cantate ai compleanni mezzi ubriachi non si sentirà nessuno e potrete sfogarvi senza far prendere la ciabatta a vostra madre. Eleganza e cibo. Diciamo che quando si mangia un panino le buone maniere vanno a farsi benedire. Per quanto ci proviate è impossibile non far cadere qualcosa a terra o le briciole sul tavolo. E ricordiamoci che solo i deboli utilizzano coltello e forchetta. In Giappone però le donne cercano comunque per via di una cultura diversa di essere più fini possibili. Ed è per questo motivo che nasce il Liberation Wrapper. Un portapanino di carta, se vogliamo dirla in modo grezzo, con il disegno di una bocca all'esterno. In questo modo è impossibile sapere cosa sta succedendo all'interno vicino alla bocca. Società 0, giapponesi 1. Macchina della verità. Esistono delle macchine della verità in giro per il mondo, che però costano un po' e non sono per noi semplici esseri umani. Per questo in Giappone, pur di sgamare quelli che fanno i furbi, stanno mettendo in commercio Kokoro. E grazie ai mille anime che ho visto e continuo a vedere, sono riuscito anche a capire cosa significa, cioè cuore. Nome più adatto non poteva esserci. Con il cuore in testa potrete far dire la verità a tutte le menti deboli. Basta appunto farlo indossare e se il soggetto dice la verità si accenderà una luce verde, altrimenti rossa. E con questo perderete ogni amico in circolazione, quindi lasciate perdere. In fondo una piccola bugia ci sta se non ferisce troppo. Cravatta multiuso. Un problema che abbiamo noi maschi è il fatto che non possiamo portare tante cose quando siamo in giro. Al contrario, le femmine nelle loro enormi borse, con dentro lo spazio per contenere anche un'intera galassia, possono portarsi qualunque cosa volendo, anche un frigorifero. Beh sì, magari abbiamo le piccole tracolle tipo della Adidas, ma quelle sono soltanto per bellezza, credo. Quindi un genio giapponese ha creato una cravatta in grado di tenere tante piccole cose. Ecco come fanno i personaggi degli RPG a prendere 2 milioni di cose ogni volta. Ma la domanda è quanto diventerà pesante il vostro collo. Sarà un vero allenamento da monaci. Fuoco. Sicuramente non abbiamo i superpoteri noi esseri umani, o almeno nulla di così incredibile da farci andare in un fumetto. Però abbiamo la testa per creare moltissime cose, qualsiasi cosa anzi. Il nostro ingegno ci consente anche di farci volare, ma ripeto, i giapponesi ne sanno una più del diavolo. Non perché siano più intelligenti degli occidentali o del resto del mondo, ma perché sembra abbiano più voglia di creare e sperimentare. Per esempio, qualcuno ha creato un composto chimico in grado di spegnere incendi, racchiuso in un oggetto grande come una granata, e infatti basta semplicemente lanciarla. Uno solo di questi può far sparire anche la torcia umana dei Fantastici 4. Basta sia in un luogo chiuso e coperto da tutti i lati. L'effetto è 10 volte più potente di quello di un estintore normale, che come saprete è ingombrante e difficile per alcuni da usare. Questo potrebbe salvare davvero tantissime vite, ma non so se è in vendita o ancora in sperimentazione. Pollice in più. No, tranquilli, non nel senso che è stato tagliato a qualche altro essere umano. Questa invenzione è tanto semplice quanto geniale. Io non ci avrei mai pensato, ma credo che potrebbe veramente cambiarmi la vita, perché sono una persona semplice. In questi periodi gli smartphone sono sempre più grandi. Arriveremo al punto che supereranno la misura del nostro faccione e per questo a volte per riuscire a tacciare tutto lo schermo di un cellulare di ultima generazione da 36.000 pollici, bisogna chiamare qualcuno in soccorso. E visto che il nostro pollice non è così grande, fatichiamo veramente moltissimo. E quindi i giapponesi hanno chiamato i loro migliori inventori per questo. E niente, è tutto qua. Ok, forse non servivano così tanti ricercatori, ma pensateci bene. A me capita spesso che cada dalle mani e raggiunga la faccia facendomi un male cane proprio perché non riesco a tenerlo con una mano. Ok, lo so, è una cacata assurda, andiamo avanti.
Piccolo quiz! Come sempre vi chiedo di rispondere soltanto sotto il primo commento che metterò in primo piano con scritto quiz. Qual è il manga più venduto di tutti i tempi? Non parlo del più popolare che sui social risulta essere un altro, ma proprio di quello che in carta fisica ha venduto di più. Sono sicuro che in tanti avete letto o visto almeno un episodio dell'anime, quindi andiamo avanti. Carta igienica portatile. In questi mesi c'è un oggetto in particolare desiderato da tutti e che porta a volte a piccole risse nei supermercati, la carta igienica. Questa preziosa risorsa da bagno è quasi oro ormai, o almeno non in Italia, qui per fortuna c'è anche il bidet. Dove invece non esiste sembra la gente riempie i carrelli per portarseli a casa. E in Giappone molti anni fa avevano previsto sarebbe arrivato un momento del genere. Qualche malato, ma geniale inventore, ha creato questo. Un portacarta igienica da usare nei momenti peggiori. Si tiene in testa, ma se il rotolo è abbastanza grande state sicuri che ci arriverà anche al sederino o dove volete voi. Allontana persone. Una cosa che odio sono i treni e gli autobus affollati. Mentre per i concerti più importanti bisogna sopportare di stare appiccicati ad altri per godersi della bella musica, nei trasporti pubblici non c'è nulla di godibile e a volte alcuni geni si avvicinano apposta anche se c'è mezzo vagone vuoto. Perché? Per prevenire ciò in Giappone è nata una gonna davvero particolare, che dopo si è diffusa addirittura ad Hong Kong e in Cina. È apprezzata da molte cosplayer femmine che specialmente vengono adocchiate da persone losche nei treni. Grazie ad un pulsante in grado di allargarsi e tenere tutti a distanza, ci impiega circa 15 secondi, ma almeno in questo modo il malvivente non si avvicinerà di nascosto con tutto il vagone pieno cercando di confondersi tra la folla per fare malefatte. Cuscino rumoroso. Beh, non parliamo di un cuscino che fa casino in casa, nemmeno di un cuscino con una cassa incorporata sfortunatamente. Ma di qualcosa di diverso. Avete presente quando vi girate da un lato sul cuscino per poter stare più comodi e allo stesso tempo guardate la TV? Beh, risulta difficile percepire tutti i suoni con un orecchio tappato. Ma niente paura, il nostro supereroe inventore di cose strambe e giapponesi arriva in nostro soccorso con il cuscino cubico del suono. Il nome l'ho inventato io, forse per quello fa schifo, ma pure questo è tanto semplice quanto geniale. Grazie alla particolare forma e le aperture non solo terrete la testa comoda, ma potrete udire pure vostra madre che vi dice di spegnere la TV o vi prenderà a cucchiaiate. Fidanzato cuscino. Ragazze, volete per caso un fidanzato leale che vi dia sempre attenzione e vi abbracci ogni giorno dimostrandovi quanto vi ama? Beh, la vedo dura, ma nel caso potreste optare per qualcosa di simile. Eccovi il cuscino adatto a tutte le donne e magari anche qualche uomo che lo sa. È praticamente un braccio da tenere intorno al collo, proprio come farebbe un vero ragazzo. E potrà anche sembrare una stupidata per molti, ma quasi sempre le scorte sono esaurite in Giappone. Ordinarne una da qua richiede settimane di attesa e costa pure tanto da alcuni rivenditori. Sembra sia diventato popolare qualche anno fa grazie proprio ai social. La parte migliore è che non parla nemmeno e potrete tenerlo accanto a voi 24 ore al giorno, quindi che aspettate? Fiaschetta cravatta. Ogni volta che sono ad un incontro importante ho una sete pazzesca. Parlare tutto quel tempo mi fa venire voglia di qualche succo d'arancia oppure della semplice acqua, ma non mi porto quasi mai la bottiglietta dietro perché me la dimentico. Eppure da oggi per nessuno di noi sarà più un problema. Anche qua i giapponesi hanno stupito il mondo per aver speso risorse in una cravatta fiaschetta da tenere sempre con sé e da riempire con qualunque tipo di liquido. In questo modo di nascosto potrete darvi una rinfrescata alla bocca pure durante i momenti meno opportuni tipo colloqui di lavoro. No dai, non fatelo durante i colloqui, non siete invisibili, qualcuno vi noterà. Karaoke per tutti. Almeno una volta nella vita sarete andati ad un karaoke o no? E almeno una volta avrete stonato, o magari sempre? Ma ehi, non siamo mica tutti cantanti qui, ci sta a stonare e ci sta a sfogarsi un po', perché non possiamo esprimerci anche noi stonati con la musica? Per questo motivo esistono dei microfoni e degli accessori in grado di contenere la voce, come questo. È un microfono USB speciale, che ha una forma e una tecnologia in grado di contenere al suo interno la voce di qualcuno senza diffonderla troppo forte nella stanza. Così finalmente potremo cantare qualsiasi canzone senza alcuna vergogna. Con questo concludiamo. Di cose strambe in Giappone ce ne sono moltissime, quindi rimanete sintonizzati sul mio canale. Iscrivetevi, mettete un bel mi piace e attivate la campanellina delle notifiche per nuovi aggiornamenti. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce, orario diversissimo.